stasera ho ripercorso alcuni momenti abbastanza fondativi del mio percorso nella scrittura, sicuramente partendo dall'inizio, quindi da Pier Vittorio Tondelli, affrontando insomma non solo l'esperienza di Under 25, ma anche la sua posizione, il suo ruolo nella letteratura degli anni 80 e 90 e anche insomma l'importanza che ha tuttora e il ruolo che ha nella storia della letteratura italiana. La svolta che c'è stata per me alla fine degli anni 90 con la scoperta delle scrittrici, cioè quando ho iniziato a leggere libri scritti da donne, e in particolare due per quanto riguarda la letteratura straniera, che sono Margaret Atwood e Alice Munro, ma anche dei riferimenti italiani che sono Dolores Prato e Joyce Lussu. Ho scelto questi due nomi perché sono legati al posto da cui provengo, cioè le Marche, e Joyce Lussu poi in particolare anche per il lavoro che ho fatto attorno alla sua vita, alla sua opera. E poi ho parlato anche del rapporto con altri scrittori che vengono sempre dal mio territorio, che sono Luigi Di Ruscio, un pittore, Tullio Pericoli, che però ha lavorato a lungo anche con gli scrittori e a volte nelle sue opere è anche come se scrivesse sul paesaggio che dipinge, con le linee che tratteggia e con la visione che ci dà di quei luoghi, così per certi versi come Mario Giacomelli, che è un fotografo marchigiano che pure ha lavorato sul paesaggio. E poi ho parlato di Alberto Arbasino, che è stato importante anche dal punto linguistico e che ho conosciuto grazie a Tondelli. E poi ho finito parlando della provincia, che per me è un po' anche stato il filo conduttore fra questi autori, fra queste personalità, ma che continua a essere molto importante anche per il mio lavoro, anche se non vivo più in provincia da tanto tempo, però è una dimensione che mi è molto nota e che ho scoperto essere ancora tuttora molto importante per il mio lavoro.